Le mute. Per proteggersi dalla perdita di calore, i subacquei usano le mute, praticamente delle tute realizzate in tessuto o in neoprene. Il neoprene è un materiale sintetico naturale che per la subacquea è trattato in modo da imprigionare al suo interno minuscole bollicine di un gas cattivo conduttore di calore. Le mute da apnea sono dette umide perché imprigionano uno strato di acqua a contatto con la pelle, svolgendo una funzione analoga a quella dei vestiti in aria. Inoltre la muta ha anche la funzione di protezione corporea. I mari di tutto il mondo infatti ospitano rocce, concrezioni taglienti e persino coralli urticanti. Se li sfiorate inavvertitamente, potreste ferirvi od essere irritati dal contatto. Infine, la muta protegge anche dalle scottature solari quando si permane in superficie. Il tipo di materiale e il suo spessore dipendono essenzialmente dalla temperatura dell'acqua nella quale si svolgerà l'immersione. Se l'acqua è a più di 30 gradi Celsius, vi basterà indossare una muta di tessuto, che ha il vantaggio di essere molto elastica. Se la temperatura dell'acqua è inferiore a 30 gradi Celsius, è necessario invece ricorrere a mute umide di neoprene, nella versione monopezzo o in quella più protettiva, in due pezzi. Il neoprene è realizzato con diversi spessori. Il vostro istruttore PSS vi indicherà quale muta sia più adatta alle vostre attività. Anche per le mute, il criterio ottimale di scelta è che devono essere aderenti senza stringere troppo e devono dare un buon comfort. La manutenzione consiste in un risciacquo dopo ogni immersione e nell'asciugatura all'ombra.